Abbiamo detto quindi no all'attività motoria in generale, non perché rappresenti il primo fattore di contagio, ma perché volevamo dare il senso che il regime delle restrizioni dentro cui eravamo, in particolare all'inizio del mese di marzo, doveva essere molto severo e molto stringente per tutti. Io penso che ci stiamo avvicinando ad una fase diversa. Dicevo, i numeri stanno migliorando, non siamo fuori dall'emergenza, ma ci stiamo abituando tutti a tenere un comportamento individuale, collettivo molto diverso, a stare più distanti gli uni dagli altri, a usare sistemi di protezione, le mascherine.